Ad Alessio che incontrerà Massimo Roscio, un altro di quelli perfettini che ama la lingua italiana, di grammatica non si muore, pensa come ha intitolato il suo ultimo libro. E adesso vi facciamo, visto che si parla di cultura e anche del rispetto delle regole, vi facciamo vedere un filmato che arriva da Boston, città che ha ospitato la visita del ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Non facciamo una piega con Stefano Salimbeni e vediamo che cosa ci ha detto. Ministro Stefania Giannini, un bilancio di questa intensa giornata a Boston. Non basterebbe nemmeno una giornata per questo distretto della conoscenza straordinariamente importante, prestigioso e innovativo, ma possono bastare pochi minuti per mettere in evidenza quello che ho trovato, ritrovato in qualche caso nelle visite a Harvard, a MIT e anche nel contatto con quella realtà italiana che si preoccupa molto bene, con grande sintonia, di promuovere la nostra lingua e la nostra cultura in quest'area. Si trovano qui dei principi e dei metodi che mi fa piacere di aver cominciato a proporre anche al mondo della scuola italiana con la legge della buona scuola. Questo è quello che si definisce un distretto di eccellenza per eccellenza, mi perdoni il gioco di parole. È possibile una Boston in Italia? Ma in Italia abbiamo capito l'importanza, il nostro governo l'ha messa in evidenza da subito, del ripartire dall'istruzione, dell'aprire le classi e il mondo dell'istruzione, tutto ciò che sta fuori, pensi all'obbligatorietà da quest'anno scolastico dell'alternanza scuola-lavoro. Il voto preso fuori, il credito portato da fuori. Esattamente. Quindi questo è il primo seme che abbiamo gettato e che sono convinta darà significativi cambiamenti proprio culturali e quindi anche di impatto sociale ed economico importanti negli anni. Il modello Boston deriva un po' da questa compresenza degli attori, una finanza che investe nelle idee brillanti dei giovani e che si assume il rischio di questo finanziamento, e questo per ora manca nel nostro paese. Allora bisogna alimentare il coraggio degli investitori con un sistema che dimostri la trasparenza, l'efficienza, la capacità di produrre innovazione. Questo alcuni progetti del governo stanno cercando di farlo, penso allo Human Technopole, di cui ho discusso con grandi autorevoli scienziati, italiani e non. È l'utilizzo dell'area Expo che, oltre che un grande evento internazionale di successo, non dimentichiamolo, dava al mondo, dall'Italia, messaggi molto chiari. Però la riconversione dell'area Expo, grazie all'IIT, ha suscitato un po' di polemiche in Italia. Dice, perché l'IIT e perché non un bando aperto a tutti? Io ho sentito questa domanda. No, lei l'ha sentita, io le do anche la risposta. L'IT in questo momento è il più adatto incubatore di una fase di necessaria avvio di questo progetto, perché ha gli strumenti, perché ha l'agilità dei processi, perché ha la trasparenza delle procedure, ma che poi produrrà nell'arco di un biennio una creatura totalmente nuova, che sarà Human Technopole. Oggi ha visitato una realtà di grande successo che è la collaborazione tra MIT ed ENI, il privato che finanzia e collabora con l'università. Una cosa che in Italia però guardata un po' con sospetto, forse per troppo tempo. Qual è il futuro? C'è una dimensione ideologica che poi può anche diventare pregiudizio. Quello che secondo me è importante è ribadire il valore pubblico dell'education, dell'istruzione. Ma ciò non significa negare tutto quello che è la società civile cosiddetta, quindi l'impresa, quindi le istituzioni che non sono governo e non sono politica, devono avere la possibilità di partecipare all'efficace mantenimento della qualità dell'istruzione. Insegnare in italiano discipline che sono invece di grande interesse. Parliamo di Italia, parliamo di promozione di lingua e cultura italiana. Boston anche in questo senso è un hub importante. Come la trovate? Devo dire, ho trovato un mutamento della domanda di italiano.
I numeri crescono nello studio dell'italiano per specializzazione culturale e scientifica, cioè insegnare in italiano altre materie. Quindi al di là di Dante e dell'opera? È accanto a Dante e all'opera. Se sei felice tu lo sai, fai tutte e tre. Una! Se sei felice tu